anche un caso politico dopo che si è di fatto trasferito a Roma. Sentiamo. Anche se Scanzano Ionico resta il sito scelto dall'esecutivo come deposito nazionale delle scorie radioattive, i ministri interessati, oggi dopo un vertice a Palazzo Chigi, hanno incontrato le delegazioni di sindaci e amministratori lucani. Nessun ritiro del decreto, dunque sarà successiva alla conferenza con le regioni e al dibattito parlamentare, subordinata alla validazione del sito da parte del commissario straordinario per la gestione dell'emergenza dei rifiuti nucleari, che approfondirà insieme con esperti ed enti scientifici, con le regioni e gli enti locali, se ci sia un sito di stoccaggio definitivo che abbia caratteristiche geologiche di sicurezza migliori di quelle di Scanzano Ionico. Dovrà essere valutato l'impatto ambientale, necessaria poi la decisione finale dell'APAT, l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici. Questo oggi a Roma. In Basilicata un'altra giornata di mobilitazione. Ai presidi in atto da 2 settimane, oggi si sono aggiunti nuovi blocchi stradali. Centinaia di agricoltori aderenti alla Coldiretti e alla CIA hanno bloccato le strade di collegamento tra la Basilicata e la Puglia e domani schiereranno trattori e mezzi gli agricoltori della Campania e della Calabria, perché il nostro territorio, dicono gli agricoltori del sud, è occasione di vita e di sviluppo di tutto il Mezzogiorno. Matteoli ha ribadito la disponibilità a rivedere il decreto sul sito nazionale delle scorie nucleari. Saranno coinvolte le regioni, il centro-sinistra insiste per chiederne invece il ritiro. E poco fa il capogruppo dell'UDC D'Onofrio ha detto che il suo partito considera il caso Scanzano un problema di permanenza dell'UDC nel governo. Intanto in Basilicata continuano le proteste. Dovevano riaprire domani, resteranno invece chiuse fino a sabato e dai presidi del centro lucano i commenti sono molto critici. Sicuramente altre forme di protesta pacifiche e democratiche. Credo che la protesta si allargherà sempre più. La protesta oggi si è estesa anche sul caso Scanzano, non è di permanenza dell'UDC nel governo, ma è quello di trovare una soluzione equa e sicura, non è quindi un problema di permanenza nel governo. Veniamo. Ma si apre il dibattito sulla possibilità di individuare anche altri siti.